sobie. Yes, he like pizza. Pizzę włoską to musi robić Włoch. Say the Italian pizza need to make Italian people. Sure. Because if this make another people. Guardando il viso pulito di Hendrix mi sono chiesto: ma come fa a tagliare e curare così bene la barba? He go to the shop, to the big shop, to the like bathroom, and then he can do like everything he spoke about, yeah. E poi non poteva ovviamente mancare un'altra grande curiosità, l'argomento degli argomenti. And I also see that there's Piontek, the footballer, the Polish footballer that now is in Fiorentina, you know. Do you like football? Grave, interessa. Niente vede. Before I was played the football. Which is your favorite footballer? Molto nelle Dino Zoff. Per Dino Zoff, no. Goalkeeper. You like Dino Zoff? Wow. It's Italian one. Zmazerte i tam kibicują Legii. Of course I'm support the Legia Warszawa. Ovviamente è col calcio che mi viene in mente la felicità. Per me la felicità è una vittoria del Potenza o un più 3 al fantacalcio. Ma a parte il Potenza, mi sono chiesto da cos'altro fosse rappresentata la felicità per il nostro amico polacco. What is for you happiness? Szczęście? No, ja czekam na szczęście, gram to ta lotka, może wygram coś, to będzie wtedy szczęście. Zdrowia to jest szczęście nie ma. He say the most important things for the happy this is healthy, and also he is waiting for the his happy, and he playing in, I don't know how this is English, lottery? Lottery, like yeah. He trying. To be lucky. Yeah, and maybe someday he will be really lucky. Się przydały, no, jakby było zdrowie. He say, yeah, but the most important thing is this is healthy. And what would you change from your past, like some decision, some, I don't know, something that you will change? Co by pan zmienił w swoim życiu? No błędy się popełniało, no i wyszło tak jak wyszło, no i co zrobić, no to ja mówię, ja to popadłem w depresję i wie pani. I make a lot of mistake, but I think the biggest mistake was when I had the problem with the, like my psychological healthy, yeah, I was feeling not so good. I didn't go to the doctor, I didn't go to the specialist because I was in some very like small village, and this was like shame, go to the psychologist or something like that. And this was mistake because I had the depression and I didn't make anything with this. Henrik, any advice? No, na pewno używek nie używać. No, bo te nałogi to są zgubne także. Bo znani narkomanów Una risposta penso emozionante, perché alle mie spalle Oksana si allontana all'improvviso. Immagino sia commozione, e invece. You were almost crying. He say. Why you? Wait, what's happening? I'm afraid this was mouse. And I'm really afraid about mouse. Oh, mouse, where? Yes, and I see mouse. I am screaming. And he said. Where is mouse? Mouse. I don't see now. Okay. Mi tocca mantenere la calma e la dignità. Non posso far notare la mia preoccupazione, mentre in realtà mi immaginavo quel topo nei miei pantaloni. He said the most important things this is not took any drugs, any alcohol, because this can like change our life. These are your clothes. I saw a very beautiful the first one. Very nice. You have a good tasty. Że pan ma bardzo dobry smak. Dopo una lunga ma piacevole conversazione, salutiamo il nostro amico. Dziękuję. Bye, ciao. It was interesting to you too. Yeah, I think for us this also was a very interesting experience because usually when we work with the pan Henrik, we didn't like had the time for things, for example, ask him what is, for example, happiness, yes? Yes. And I think
for us this is also very good experience, like today, okay. If you can this possibility speak and solve these people like a bit in another way. A questo punto facciamo visita a due simpatici anziani. Si presentano come amici e non come una coppia, che condividono lo stesso tetto. Lei si chiama Anna, mentre lui è Marek. In realtà non sono soli, ma in buona compagnia. Seppur questa sorta di baracca abbia delle sembianze migliori, l'impressione è quella di trovarsi in una casa in rovina che, a giudicare da quello che vedo, potrebbe crollare da un momento all'altro. La luce è pochissima e arriva principalmente da una candela. Una radio accesa accompagna il tutto e poi vi è addirittura qualche mobile, delle mensole con cibo e pentole. Prego. What is the name of the cat? Jak się kot nazywa? Pręgusz. Pręgusz. Ja? Pręgusz. Pręgusz. Chodź szybko. Chodź. Widzisz? Zjedzoną prawie całą. Pięknie. O. W dawnych latach. Komun. He say before I was traveling a lot. O. Like when he was young. I was in the China, mm-hmm. I was in the Indian. Wow. Yeah. In Italy? A Włochy? A we Włoszech też pan był? Tak. Yes. Si. Tak. Na targach. Which city? Które miasto? Oj, zaraz, bo ja już tych miast nie... Milano. Milano, wow. Targi. Anche in questo caso, dopo una conviviale accoglienza, arriva il momento dei saluti. Arrivederci Roma. Ciao, grazie mille. Dziękuję bardzo. E te, pani Marco, arrivederci Italia. They are saying hello for the sunny Italy. Oh, thank you. Thank you. Un bacio. Kiss. Vai. Ci allontaniamo per dirigerci in un terzo posto. Oksana, I'm still thinking to the mouse. I'm still scared and worried about it. Oh no, I'm also very scared. You too. Yeah. Noi abbiamo un simpatico professore. Oh, bravo. Oksana e Mietek infatti decidono di portarmi a vedere un'altra abitazione di un'altra persona, ma che non avremmo mai incontrato a quell'orario. Approfittiamo infatti della sua assenza, come mi spiegano i due miei ciceroni, a causa della sua possibile aggressività. Oh my god. Yeah. Yeah, this is something. Oh mio Dio. Oh my god. No, I can't believe it. Alessandro. Yeah. Oh, this is the bed. Oh my god. Very often homeless people like thinking they need everything. So that's why they took everything to place where they are living. Sometimes they're also selling this, yes? Oh really? Yeah. To whom? Also you have place, yeah, and then maybe sell some shoes, for example, there took for garbage, or some jacket. Concluse le visite, congedo Oksana e Mietek e decido di fare un giro per la città, rilassandomi e recuperando un po' di energie. Następny przystanek Wrocławska. Arrivo la sera e dopo una buona cena polacca in centro decido di andare in quel posto dove 3 anni fa vedevo tanti homeless, ossia la stazione centrale. È mezzanotte, fuori fa freddissimo e ci sono meno 6 gradi, ma qui in Polonia nulla di nuovo. Le mie ingiurie, nonostante sia abituato, ovviamente non sono mai abbastanza. Arrivo a Szorcek Centralny e la situazione ai miei occhi è proprio come la ricordavo. Un luogo di raccoglimento di senza tetto che cercano un posto riparato dove dormire. In realtà è tutto diverso da come si presentava poche ore prima, ossia il pomeriggio alle 18. Totalmente differente la notte. E camminando per i tunnel della stazione che portano ai vari binari e alle varie fermate dei tram, questo è quanto si può osservare. Tra le tante persone mi colpisce una donna del Senegal, avvolta tra delle coperte e alquanto insofferente. Le offro un caffè caldo e una bottiglia d'acqua,
e ne approfitto per scambiare due parole. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. I'm sorry. Do you sleep here? And then the other time, what do you sleep? Dice che spesso vive e dorme lì, altre volte per strada. Faccio fatica a capire e si esprime balbettando, immagino per il freddo. Ma purtroppo le condizioni non sono molto diverse per gli altri. È proprio dentro la stazione che incontro tre ragazzi del servizio medico. Gli chiedo di poterli seguire. Si chiamano Maciek, Maciek e Marcin. Sono paramedici volontari, ma la cosa più incredibile è che proprio uno di loro è un senza tetto. Cześć pana. Cześć. Dobra, przejdź na mnie. Ale zaczynaj pan, proszę czuć dobrze. Budzimy się. Oddycha. Oddycha, dobra. Okej, rozumiemy. Okej. Idziemy do zrobienia bólowo. Dobra. Opuszczamy pojazd. Dobra, zostawiam wam go. Opuści pan dobrowolnie autobus? Dobra, forniscono assistenza a chi ne ha bisogno, ma soprattutto aiutano gli autisti degli autobus e le forze dell'ordine a sgomberare e fornire assistenza alle persone che dormono negli autobus o che hanno problemi, molto spesso legati all'alcol. E proprio l'alcol spesso risulta essere non una valvola di sfogo, ma una soluzione per provare a combattere il freddo. Dopo un paio di ore torno a casa, stanco, infreddolito e desideroso di mettermi, come si dice a Potenza, sotto le pezze, ossia sotto le coperte del letto, al caldo. Ma nella mia mente ho immagini di persone che dormono scomodamente per terra, spaccandosi schiena e gambe, quasi sicuramente affamati, al freddo. Mi domando cosa può passare invece nella loro testa, quale briciolo di speranza o di fiducia li mantiene ancora in vita. Dei veri e propri fantasmi, esseri invisibili che rappresentano una forma estrema di esclusione sociale.